Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattieni la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai vai vai, 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome, tieni la posizione, ok, appoggia e passiamo al prossimo esercizio. Eccellente. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui. Vai, 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 vai. Addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia. Ci mancano ancora 10 secondi da adesso. Continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima. 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, minuto da adesso. Portando in avanti il fianco inferiore, ok? Porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni gli addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole. Perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le planche, perché le planche mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai. In avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai dai dai, dai dai dai, spingo in avanti, tira, tira, ultimi 10 secondi, vai vai vai, 10, ancora, e l'ultimo 5, 4, 3, 2, 1, and relax, passiamo sul prossimo esercizio. In yoga si chiama boat pose, allora sollevo le gambe da terra e lo dobbiamo provare a trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù, addominali tesi, e su e scendo giù, e su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficile potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino. Io in questo momento ho una superficie non tutto omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio, che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibre muscolari, e scendo giù. Continuiamo, su e giù, addominali più tesi possibile, su e giù, ancora due volte, e giù, e ultima, e scendi,
Eccellente, andiamo sul prossimo esercizio. Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti. Ok, continuate a tenere questa posizione. Andiamo avanti per 30 secondi. Ok, continuate. Ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli addominali belli, tesi, tesi, tesi. Ok, ci siamo, saranno l'ultima. 5, 4, 3, 2, 1. E relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Questa è una plancia un po' diversa, che ci solleviamo, ok? E tratteniamo la posizione. Semplicemente tratteniamo la posizione, ok? Addominali tesi, ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gamba. Tratteniamo la posizione. Chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo. Mi dà ancora 40 secondi, per favore. Trattiene addominali, perché non posso guardare il mio orologio in questa posizione. Spalle indietro, addominali tesi. Trattenete tutto, perché gli esercizi in isometria sono meravigliosi. Alleno un po' tutto, tutto il sistema. Continuate. Continuate. Marito, quanti secondi? Quanti? Ah, mancano 15 secondi, mi dice. Ok, dietro la telecamera si sta allenando anche lui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro, ok? Destra e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Ma posso garantire anche senza Thunderbell funziona alla grande, ok? Addominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questi bel addominali challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi, continuiamo, destra e sinistra, bella torsione, addominali tesi, immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, addominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultima, ultimi, 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 e 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio, bravo. Altro esercizio, incrocia una gamba sopra l'altra, ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieniti in centro, tieni la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo in chiusura, 8, scusate, mi sposto poco poco perché c'ho un sasso sotto la schiena, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantenete la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e cambio lato,
Ok, cambia la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo. 8, 7, 6, 5, tiri sulle fianche, 3, 2, in centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, 4, 3, 2, di nuovo andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in mezzo, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Andiamo sul prossimo esercizio.